così vediamo di fare un cibo che io mangiavo spessissimo quando ero piccola, perché la mia nonna, quando non c'era tanta abbondanza, invece di andare a comprare la pasta, perché prima la pasta si comprava solo in certe occasioni, faceva i frascarelli. Si chiamano frascarelli. Perché si chiamano frascarelli, secondo te? Perché si fanno con uno strumento particolare, una frasca, che era una scopettina tipo questa, no? Ora ti farò vedere come si usa. Basta un uovo, un po' di farina, si mette la farina sopra la spianatoia, poi ci deve essere una staccia, perché è lo strumento assolutamente necessario per fare frascarelli. Poi si prende un uovo, adesso prendo uno soltanto, a seconda delle persone che ci sono, ovviamente si usano più uova, no? Si sbatte ben benino. Lo vuoi sbattere tu? Lo sai sbattere un uovo? No, l'ha mai sbattuto, è ora che impari però, eh. Allora, continua a sbattere, va intanto, che dopo ti faccio vedere come si fa. No, guarda, per sbattere si fa così. Debbie, senti, perché si chiama sbattere? Senti che batte? Ecco, benissimo, può bastare, può bastare. Questa l'appoggiamo qua. Poi, quindi qui c'è la farina. Si prendeva la frasca, guarda, semplicissimo. Attenti però, eh. Ora questa non è una frasca un po' grossa, magari una scopettina più piccola. E si metteva qua, perché si fa in più volte, mica in una volta sola. Poi si fa così. Che cosa vuol dire stacciare? Questo perché si chiama staccia? Che poi è un po' improprio la parola staccia, perché sarebbe il setaccio, dopo lei è caduta è diventata staccia. Guarda. Allora il nome di questi sarebbe frascarelli. Frascarelli, vedi come vengono, guarda. Le può fare in bianco, le può fare burro e salvia, se c'è col tartufo. Col tartufo. Se me la lasci ti faccio vedere come faccio io. Allora. Facciamolo così, la solita farina, qui c'ho l'acqua di fonte possibilmente, certo. E nel Medioevo si diceva, data l'acqua alle mani, e si faceva questo modo, in questo modo, si passava qui sopra, è la stessa cosa praticamente, e si faceva così. Questo lavoro sopra, capito? La staccia, alla staccina è una variante. Non si, questa è una variante più povera. Molto, se molto, uno non c'ha un uovo lo fa con l'acqua, molto più povera. E questa, lo sai come si chiama questa minestra? Questa non la so io, la minestra degli stupidi. perché anche oggi, come nel Medioevo, anche uno stupido è in grado di poter fare una pasta come questa. Anche in questo caso si lascia passare sotto al setaccio o staccino la farina in eccesso. Capito? E questa si cuoce. Generalmente in questo caso ci si mette il sale, e detta fra noi buona sarebbe questa qui, cotta poi nell'acqua bollente e condita con un po' di lenticchie. Addirittura. Quindi, la minestra degli stupidi si fa in questo modo, cioè data l'acqua alle mani, cioè si bagnano le mani. Come quando ti lavi le mani, no? Invece stropisci del sapone. Sopra lo staccino, vedi? Poi dopo. Ovviamente bisogna lavare bene le mani. Le mani vanno lavate precedentemente, altrimenti vengono troppo saporite. Questi sarebbero i famosi stupidi che noi adoperiamo per lessare e poi condire con le lenticchie. E anche i frascarelli, quando l'acqua bolle, si buttano giù e in un attimo cuociono, ovviamente, come si ritirano su come con gli gnocchi e si condiscono a piacimento.